È un mondo fatto di luci, addobbi e simboli del Natale. La sua casa, situata a San Filippo sul Cesano, Giuliano l'ha trasformata in un luogo della creatività. Qui, dove vive con la moglie e le due figlie, da qualche settimana non ci sono soltanto dei semplici mobili e oggetti di arredamento, ma anche portacandele creati da lui, così come i lampadari, hula hoop e cesti. Il tutto decorato con fiocchi, pigne, peluche, rose di stoffa, palline, perle, lanterne e strass. Poi, entrando sulla sinistra, c'è un arco decorato con legno di vite intrecciato che ci conduce nell'ambiente magico che ama di più, quello in cui c'è il presepe, quasi interamente realizzato a mano. Oltre alla natività, Giuliano ha inserito centinaia di dettagli grazie alla sua estrosità e fantasia, dai mattoncini spezzati alle radici delle piante, fino ai fondi del caffè utilizzati come terreno e le erbe delle pampas come alberi. E guardate questi pagliai, il laghetto, l'osteria o il percorso che conduce al tempio di Erode, quest'anno appoggiato sul pianoforte utilizzato da una delle sue ragazze. Un presepe che di anno in anno si allarga, ma con non poche difficoltà, perché Giuliano è invalido all'85% a causa di una trombocitemia essenziale con gravi problemi alla schiena. Le cure hanno rallentato i lavori, ma questa per lui è stata una doppia sfida che ha accolto con tanta grinta, ma soprattutto con vera passione. Io ho un garage, l'ho costruito per mettere la macchina, ma purtroppo è diventato un laboratorio. E lì mi impegno e piano piano la mia seggiola con la caldo, viti, chiodi, trapani, seghe, e riesco a fare piano piano queste cose. Ci ho impiegato 28 giorni per fare tutto questo, sia il presepe che gli addobbi, ma sicuramente ci piegherò ancora un po' di più, perché ogni giorno che passa mi invento qualcosa. È una cosa che mi ha tramandato mio zio, Luciano Orci, il fratello di mio padre, e lui mi ha sempre detto che quando fai una cosa da piccolo lo devi fare sempre, principalmente il presepe. E quindi questa cosa me l'ha tramandata lui, e ho cercato ogni anno di fare sempre meglio. E man mano che si avvicina al periodo natalizio, Giuliano inizia a pensare alle nuove creazioni, supportato sempre dalla famiglia e in particolare da sua moglie, che negli anni gli è sempre stata a fianco con forza e pazienza. Tutti per Giuliano nelle case dovrebbero avere almeno un piccolo presepe, che per il 52enne è il vero simbolo del Natale. Quali oggetti o materiali ha utilizzato per il presepe? Allora, quest'anno ho utilizzato le pacche del torchio, che una volta si usava per schiacciare l'uva, e quest'estate le ho viste così un po' abbandonate. Ho detto: quest'anno forse ci voglio fare qualcosa, e le ho usate a forma di castello, cioè nel senso una sotto, una di qua e una sopra, dove rappresenta la natività. Giuliano, c'è un messaggio di auguri, un pensiero particolare che vuole dedicare a qualcuno? Sì, certamente. Lo voglio dedicare a tutte le persone che purtroppo soffrono, che hanno dei problemi come me, che devono lottare per avere, diciamo, una vita migliore, nonostante, anche se ci sono problemi molto più difficili da affrontare. Voglio fare un auguro di un sereno Natale a tutti, alla mia famiglia e ai miei amici che mi hanno sostenuto fino adesso. Un sereno Natale a tutti, e che potessero tramandare questa tradizione anche i genitori ai loro propri figli. Non essere pignolo come me, che io sono molto geloso per queste cose, ma che lo potessero fare loro.